Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci nella prima delle nostre edizioni dedicate al mondo dell'intelligenza artificiale. Questo è uno degli eventi che fruiscono come campagna teaser verso quello che sarà l'incontro annuale della AI Week a Rimini il 20 e 21 di aprile. E passo subito, visto che è una tavola rotonda molto veloce, molto rapida e a cui teniamo tantissimo, passo subito a chiamare con me i nostri relatori della giornata, che sono Maurizio Sanarico, SDG Group. Ciao Maurizio, ben arrivato. Ciao, ciao, Edoardo buongiorno. Rispoli. Edoardo Rispoli, Target Reply Roma. Ben Buonasera a tutti. arrivato anche a te, Edoardo. E Tommaso Pierozzi, il CEO di Lucy in the Sky. Bene. Buonasera a tutti, salve, buonasera. Bene, allora ci siamo divertiti dietro le quinte a preparare questa iniziativa, perché il titolo di questa iniziativa, come sappiamo, è un titolo che risale, per chi è nel mondo del management da qualche anno, no? Che risale all'inizio della carriera di ognuno di noi. E il titolo è Un manager senza dati è solo un'altra persona con una sua opinione. Che prima ho fatto una ricerca su ChatGPT per capire quali erano i detti tipo questi, no? Che vengono sempre utilizzati, e mi ha dato, leggo, portatemi la soluzione, non il problema, abbiamo sempre fatto così, e poi c'è questo del manager senza dati, che è solo un'altra persona, che è un manager senza dati, è solo un'altra persona con una sua opinione. Ecco, direi che, come ci siamo detti, questa prima giro di tavolo, perché faremo due giri di tavoli. Questo primo giro, direi così, cercherei, vi chiederei come aggiornare, se possibile, questo detto manageriale. Cominciamo con te, Maurizio. Sì, ma direi che l'aggiornamento è legato alla realtà, nel senso che sempre di più le aziende si rendono conto che il good feeling, cioè dirigere le cose mediante l'istinto e anche l'esperienza, porta a incapacità di pianificare su basi reali. Quindi sicuramente l'organizzazione del dato e l'utilizzo del dato in modo intelligente è un trend sempre più frequente, con dei rischi. Il rischio opposto è di basarsi solo sui dati. Infatti, una delle cose che secondo me sono importanti è coniugare la conoscenza con il dato. Questo, secondo me, è una cosa fondamentale. Ottimo, poi vado avanti, poi magari torneremo con un'altra domanda per te nel secondo giro. Edoardo, che vedo che stai cercando la linea, ci sei Edoardo? Altrimenti ti vedo. Ci sono. Ah, va bene Sì. Edoardo. Guarda, dici tu cosa ne pensi di questa frase e come la aggiorneresti? Ma allora, io l'aggiornerei, visto che da poco è arrivata la primavera, dicendo che un manager senza dati puliti Pulito. è un'altra persona con una sua opinione. E quindi diciamo che io sono un po' un fautore di tutto quello che riguarda il tema della data quality, seppur la nostra azienda Target Reply Roma, un'azienda del gruppo Reply, un'azienda che lavora con l'intelligenza artificiale oramai da diversi anni, però l'esperienza sul campo ci porta a dire che i dati, se non sono ben organizzati e puliti, ecco, non sono adatti per poter fare l'intelligenza artificiale e per ottenere quei risultati che poi i clienti si aspettano, quindi l'aggiornerei in questo modo. Ottimo, ottimo, ti ringrazio. E allora, Tommaso. Allora, noi io l'aggiornerei in questa maniera, alla luce anche e soprattutto del fatto che noi con l'intelligenza artificiale, il machine learning, stiamo trasferendo responsabilità e decisioni dalle persone alle macchine. Io l'aggiornerei dicendo un manager con sempre meno responsabilità è un'altra persona all'interno dell'organigramma senza potere. Perché appunto quello che sta avvenendo ora non è più soltanto il dato alla persona importante, ma chi utilizza questi dati. E con il machine learning avremo uno spostamento di potere, di responsabilità, di decisioni dalle persone e dal manager alle macchine. Io l'aggiornerei così. Ottimo, quindi abbiamo tre punti di vista,
dal mio punto, cioè, credo molto innovativi, perché passiamo da chi dice, quindi, come nel quest'ultimo caso, che un manager senza decisioni, no? Alla fine non va da nessuna parte, perché è la decisione che porta un manager a crescere. Dall'altra parte invece c'è il tema di Maurizio del data driven, no? Perché se ricordo bene, Maurizio, dicevi anche una cosa del tipo: quando ci siamo preparati per questa riunione, il dato è come la benzina, no? Poi però se la benzina non viene inserita all'interno di uno strumento, e a questo punto mi viene in mente anche di citare Edoardo, perché viene inserita nello strumento, ma deve essere anche pulito, no? Il dato deve essere anche pulito, deve essere anche utilizzabile. Quindi diciamo che mi sembra che, come dire, anzi vi ringrazio per aver portato un po' di novità, un po' di freschezza rispetto a questo che è appunto un detto manageriale che fu, penso, il secondo che mi è stato detto oltre 20 anni fa. A questo punto entriamo nella seconda round table, nella seconda giro di domande. Vi chiedo anche di raccontare quindi anche un po' la vostra azienda, no? Come siamo detti, così magari raccontiamo ai nostri amiche e amici che ci siamo da casa, raccontiamo sia che cosa fanno le vostre aziende, ma soprattutto se ci presentate qualche best case, o anche addirittura per chi ha voglia, poi potremmo fare anche un terzo giro, magari il giro come del fair play, che ci raccontate anche qualche fallimento. Però questo primo giro lo terrei sul racconto dell'azienda e best practice. Ricominciamo sempre da te, Maurizio? Va bene. Prego. Allora, azienda SDG lavora solo sulla data analytics, quindi dalla cattura del dato, sua qualifica per usare la logica di Edoardo, quindi data quality e qualificazione dell'organizzazione, fino ad arrivare all'ultimo stadio che è l'artificial intelligence, con tutti i cicli di mezzo. Quindi noi ci occupiamo esclusivamente di data analytics. Alcuni casi interessanti, ma casi interessanti sono legati un po' per mia passione al settore healthcare, in cui abbiamo costruito dei sistemi che sono attualmente in test e in alcuni casi anche in produzione, per prevedere e capire il motivo della previsione, situazioni critiche per pazienti in particolare scompensati, quindi pazienti che hanno uno scompenso cardiaco, capire se ci sono degli indicatori ottenuti da device medici che misurano segni vitali che possono preconizzare una destabilizzazione clinica o una criticità. Questo è un esempio, no? L'aspetto importante è dare un'informazione rapida al medico e poi una rapida spiegazione del motivo per cui viene data questa previsione, che lui deve capire che perché c'è un parametro A, B, C, D che si stanno muovendo in direzione negativa. Nel fare questo abbiamo usato quelli che si chiamano domain infused, o qualcuno le chiama physics informed, ma in realtà, siccome non si tratta solo di fisica, ma di conoscenza più generica, statistica, medica, domain informed neural networks, quindi delle reti neurali che però sono vincolate da conoscenza di dominio ben strutturata. Quindi questo è un fatto, diciamo, interessante. Non so se dovevo dire adesso dei fallimenti o dopo. Ah, lasciamocelo per dopo, così magari, perché sono curiosissimo, anche perché non ce ne siamo detti, no? Anche per l'effetto sorpresa. Edoardo, so che avevi dei problemi tecnici, non so se li hai risolti. Prova a parlare, per favore. Ti sentiamo male, eh? Ti sentiamo. Vuoi provare ancora? Perché nel frattempo, magari, mentre gli amici di, anche se credo che forse è la tua linea, e allora Tommaso, diamo il tempo a Edoardo e quindi tocca a te. Ok, noi fondamentalmente, come Lucent Sky, siamo da tempo attivi nella consulenza organizzativa e nella digitalizzazione dei processi. Diciamo, grazie a una partnership con Smart Operations, che è uno spin-off universitario, siamo entrati anche nel mondo dell'analisi dati, machine learning e intelligenza artificiale. E grazie a questa partnership, quindi, che il brand è smartup.ai, siamo riusciti a fare in particolare due applicazioni sulle quali noi poi dopo ci presenteremo all'iWeek
come le nostre proposte interessanti. Una è nel settore delle vendite, quindi tutta una serie di decisioni se fatturare e a che prezzo fatturare in un settore della manutenzione delle macchine. Noi ci siamo riusciti a sostituire completamente al commerciale, alla risorsa di back office che decideva appunto se fatturare e a quanto, e lo facciamo fare completamente dalla macchina. Tenete presente, quella era un'attività molto lunga, portava via quasi 150-200 giorni ogni uomo, molto noiosa e ripetitiva. Noi l'abbiamo sostituita. Un'altra attività che ci farà piacere presentare a The Weekend, andiamo molto molto fieri perché questo è molto originale, nella valutazione dei sistemi premianti. Noi solitamente in alcune aziende mettiamo sempre dai 7-8 indicatori KPI, monitorare, assegnare obiettivi e poi sulla base dei risultati assegnare un premio di produttività. Questi qui ci siamo resi conto, ma questo ormai da anni, che la fase di assegnazione obiettivi e valutazione era molto noiosa, i responsabili in funzione ci facevano, dimostravano molta stanchezza, anche se invece i tecnici, i dipendenti e i collaboratori apprezzavano molto. E anche questo, sia l'assegnazione degli obiettivi che la valutazione, l'abbiamo passata alla macchina. Anche lì con enorme risparmio di tempo, soprattutto questo era risparmio di responsabili funzione, quindi erano attività noiose, ci facevano controvoglia e soprattutto poi una comprensione maggiore della realtà, perché poi questi responsabili non riuscivano a gestire tutte queste variabili che invece la valutazione richiedeva. Queste sono le nostre due applicazioni per la quale da Week ci vantiamo e ci proponiamo con fiducia. Il 20 o il 21 la presentate all'iWeek? Il 20 o il 21 aprile? Il 21. 21. Noi abbiamo lavorato proprio il 21. Perfetto. Edoardo, ci sei? Eccomi. Sì, abbiamo... sì. Ah, perfetto. Ti sentiamo, almeno io ti sento benissimo. E quindi ti ripeto il tutto, visto che sei entrato e sei uscito. Tu, in quanto CEO di Target Reply Roma, raccontaci intanto anche tu cosa fa la tua azienda e a quel punto... best practice o best case, quindi prodotti, progetti di successo. Ok, con piacere. Target Reply Roma è un'azienda del gruppo Reply, siamo un gruppo di data enthusiast, per dirla così, insomma, persone completamente dedicate ai data related services. E lavoriamo per le grandi organizzazioni e per le grandi multinazionali, soprattutto basate dal punto di vista geografico sul centro-sud Italia, come azienda del gruppo Reply, e ci divertiamo molto a gestire i dati in tutte le loro fasi, quindi il loro processo end-to-end, come ti dicevo prima, partendo proprio dalla qualità del dato, fino ad a spingerci sulle tecniche di intelligenza artificiale più moderne. Oggi ho un gruppo di ragazzi che sono, dal punto di vista delle professionalità, distribuiti tra data engineer, data scientist e data architect. Anche se nuove professionalità stanno venendo alla luce, i professionisti che lavorano e che lavoreranno sul mondo dei dati, insomma, presto si trasformeranno in nuove figure professionali. Cosa che già sta succedendo. E progetti di successo, tanti ovviamente, quelli che portiamo all'AI Week, per restare sul tema della nostra presenza a questo evento, è sicuramente un'esperienza fatta con Enel, lo possiamo citare perché saremo con loro on the stage il 21 alle 15:30. Ed è un progetto di NLP, quindi Natural Language Processing, fatto con Enel, di Semantic Topic Identification. Il progetto, diciamo, si chiama ORM, che è l'Online Reputation Management di Enel, dove lì abbiamo implementato un algoritmo di intelligenza artificiale con un approccio semantico proprio per la topic identification. Quindi abbiamo utilizzato un modello particolare, che è l'AI Zero Shot per gli addetti ai lavori,
che è un modello non supervisionato, e dal punto di vista delle sfide dovevamo andare su un'architettura praticamente real time ad elaborare circa 1 milione di articoli provenienti dal web al mese. E abbiamo unificato un approccio di calcolo sia per la topic detection che per gli indici di reputation di Enel, e ovviamente l'altra sfida era quella di gestire i documenti multilingua, quindi che arrivavano nelle lingue più svariate, quindi anche dovendo ovviamente fare una traduzione in real time. Questo ci ha portato a implementare appunto un ORI, che è un Online Reputation Index, che oggi è un fiore all'occhiello di Enel, tant'è che è sotto il processo di IP e di registrazione proprio come proprietà intellettuale e da parte del cliente. E è una soluzione che ci piace molto perché, tra l'altro, è stata sviluppata su un paradigma data mesh, perché ci siamo andati ad appoggiare sulla platform che Enel sta sviluppando anche con il nostro aiuto in questi ultimi anni, e abbiamo avuto la possibilità appunto di utilizzare questi modelli avanzati semantici, andando poi a produrre questo indice sintetico che insomma sta dando degli ottimi risultati, e quindi sta permettendo a Enel di poter gestire la propria reputazione sui vari canali in maniera soddisfacente ed efficace. Quindi questo, diciamo, è uno dei progetti di punta. Un altro progetto di cui parleremo invece, anche qui è un progetto già pubblicato col cliente, Aeroporti di Roma, ed è un progetto del Passenger Flow, con cui aiutiamo Aeroporti di Roma a fare tutta una serie di prediction sul flusso dei passeggeri. Diciamo, durante il periodo della pandemia abbiamo avuto modo di ingegnerizzare al meglio, perché, come sapete, il traffico aereo si è praticamente fermato. Oggi invece è ripartito in una maniera eccellente, anzi sta superando i dati storici degli anni precedenti alla pandemia come numero di passeggeri sugli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, e quindi grazie a questi algoritmi Aeroporti di Roma può predire alcuni comportamenti dei flussi di passeggeri, e utilizza queste informazioni per andare a fare tutta una serie di ottimizzazioni per le sue operation, e quindi per organizzare al meglio gli addetti allo scalo, gli addetti ai gate, per fare forecast dal punto di vista economico-finanziario, e anche per fare diciamo delle per sviluppare dei casi d'uso di data monetization grazie al calcolo della permanenza di questi flussi di passeggeri presso gli shop che si trovano all'interno di Aeroporti di Roma. Quindi questi sono, diciamo, solo due dei progetti che tra l'altro presenteremo alle Week a Rimini. Perfetto, grazie. Maurizio, Tommaso, volete integrare anche voi? Per par condicio, perché ho visto che Edoardo ha preso un po' più di tempo rispetto a voi, per cui se Scusatemi. volete, se vo no, no, ma anzi va benissimo, visto che siamo molto veloci, come ci siamo detti. Quindi se volete, Maurizio e Tommaso, potete integrare inizia Maurizio. Io prima ho omesso di dire i casi che portiamo, ne porteremo tre. Uno è con Credito Emiliano, in cui abbiamo messo in produzione dei sistemi di machine learning, una pipeline di machine learning operation su piattaforma GCP, quindi Vertex AI. Sono cinque diversi case modelli, diciamo, che poi presenteremo con il cliente. Il secondo è con ERA, ed è una previsione dei consumi di gas a livello di singolo contatore smart meter per bilanciare la rete, ma anche per poi avere tutta una serie di insight sui consumi da parte di diversi utenti, diverse diciamo, istanze di business. Il terzo caso, che è un caso di ottimizzazione che abbiamo applicato in più casi, in più aziende, perché abbiamo una subunit del mio team che si occupa di ottimizzazione a 360 gradi. In particolare qua abbiamo fatto ottimizzazione sia di schedulazione della produzione che di allocazione di spazi. Questi sono i tre casi che presenteremo.
due col cliente, uno no perché è multicliente, poi tutti i clienti implicati hanno delle policy un po' particolari per quanto riguarda la comunicazione. Sono multinazionali molto grandi, quindi non italiane, quindi hanno tutta una serie di. Per quanto riguarda il tema dei progetti di insuccesso, no? Ne abbiamo fatti No, tantissimi. aspetta, Maurizio, prima vorrei che, scusami se ti blocco, ma prima vorrei sentire qualche caso in più di Tommaso, perché ho visto che si sta accendendo. Edoardo, che ringrazio, ha alzato l'asticella, ho visto che Maurizio si è fatto prendere dalla competizione, quindi adesso vediamo Tommaso che cosa ci dice. No, diciamo che oltre a quei due da me già citati, sempre sul fronte dei processi HR, per le piccole e medie aziende noi andremo a proporci con un servizio Career Path, dove appunto andando a sfruttare tutti gli enormi database che ci sono online sulle varie job description e sulle competenze attinenti a questi, aiuteremo le aziende, una volta loro ci danno il profilo, ad individuare non soltanto le competenze per coprire il profilo attuale, ma poi da un punto di vista strategico a quello che viene previsto essere il ruolo nel futuro. Questo ci capitava spesso nelle aziende, noi non avevamo nessuna possibilità d'aiuto a individuare le competenze, grazie a andare a interrogare appunto con tecniche di cluster analysis, proprio database online, siamo in grado, soprattutto per le figure più tecniche, con delle abilità più specifiche, gli diamo quel profilo là e soprattutto le competenze per quei profili. E soprattutto saremo in grado anche di aiutarli a vedere su quali sono quelle competenze distintive, abilitanti, per i quali quando seleziono una risorsa o sceglie una risorsa per fare un determinato profilo di carriera, su quali competenze concentrarsi. Questo è proprio rivolto alla PMI, dove solitamente non ci sono know-how molto elevati su determinate figure e non c'è una funzione HR in grado di fare tutto questo lavoro dietro. Noi, grazie alla cluster analysis dai database online, siamo in grado di dargli queste informazioni. È il terzo prodotto che presentiamo, ecco. Bene, allora ritorno al titolo e poi entro sull'ultima, diciamo, discussione, tavola, anche se mi è venuta in mente un'altra mentre parlavamo di competenze, ma allora un manager senza dati è solo un'altra persona con una sua opinione. Mi fa venire in mente l'ultima delle frasi celebri, no, più fatte, che il fallimento è solo una tappa nel percorso verso il successo. No, così le abbiamo dette tutte, no? Le principali che poi ultimamente stanno tornando di voga anche attraverso LinkedIn, no? E i LinkedIniani. Ecco, e quindi parliamo. Se volete parlarne, ma ho visto già Maurizio scalpitava per farlo, per cui gli diamo la parola, parliamo di casi di insuccesso, qualora mai no, ci fossero stati. Ma, allora, di insuccessi veri in realtà no, però Ecco. nel senso che proprio abbiamo una cura estrema perché facciamo quello. Io sono Global Data Scientist, quindi seguo anche l'estero da questo punto di vista, e fallire per noi vuol dire proprio fallire nel nostro cuore. Però ci sono dei progetti che hanno avuto delle criticità che sono arrivate a un pelo dal fallimento, no? In particolare uno in cui avevamo fatto un progetto complesso prima del Covid, no? Il cliente stoppò il progetto, nel senso che c'era una fase 1 a cavallo del Covid, e quando ripartimmo sottovalutammo l'effetto Covid. Risultato, il cliente ci dice così, così non va, stoppo tutto, non funziona nulla, no? E ci fu un grosso lavoro culturale interno e esterno in cui alla fine il cliente si convinse che il problema non era evitabile, ma che poi ci portò a capire come gestire la dinamica post-Covid, e addirittura il cliente adesso è un nostro, diciamo, ci ha aperto altri filoni di business, ma è stato veramente un pelo, tanto così dal fallire. Racconto anche una cosa che posso raccontare perché è passato parecchio anni, sono passati parecchi anni. Un progetto che ho volutamente fatto, non fatto fallire, ma ho convinto il cliente che non valeva la pena di portarlo avanti. Ed era un progetto che io ritenevo non etico. Cioè, era un progetto in un'area di business che a me non interessava, non piaceva. I risultati erano non eccezionali, e alla fine dissi: ma sai che c'è? Convinco il cliente a finirla qui. E
Quindi, ma perché era un progetto che ritenevo non valido dal punto di vista sociale, etico e al limite anche di business. Edoardo, tu vuoi raccontarci qualcosa? Hai Ah qualche sì, domanda? allora io diciamo per continuare su questi motti, su questi detti motivazionali, che Dai. è un po' il tema di oggi, mi viene in mente mentre parlavi, ogni fallimento barra rischio può essere qualcosa che invece fa nascere un'opportunità, no? Ed è questo diciamo un po' quello che Ah, volevo sì, certo. raccontare io. E ritornando poi a quello che ho detto all'inizio di questa tavola rotonda, cioè sempre sul tema della data quality, perché con un cliente purtroppo per la cattiva qualità dei dati c'erano stati dei ritardi importanti nel raggiungimento degli obiettivi che erano stati fissati, e questo purtroppo perché i dati non erano aggiornati, perché appunto dovevano essere in qualche modo bonificati prima di poter applicare in maniera corretta le tecniche di machine learning che ci richiedeva il cliente, perché mancavano degli standard su come venivano catturati i dati e in che modo i dati venivano caricati all'interno del data lake aziendale del cliente. Quindi questo è qualcosa che è successo in più occasioni, anche su progetti diversi, su clienti diversi, tant'è che alla fine abbiamo deciso di investire internamente per lo sviluppo di una soluzione di data quality, e sfruttando il tema dell'intelligenza artificiale stiamo sviluppando una soluzione di augmented data quality. Quindi oggi abbiamo un framework che con le tecniche di intelligenza artificiale aiuta il cliente ad intercettare questo tipo di problematiche prima, andando quindi a bonificare e a creare dei dataset che siano congrui e puliti per poi applicare in maniera corretta le tecniche di intelligenza artificiale. Ottimo, Tommaso. Noi più che errori, noi abbiamo a volte delle difficoltà e spesso sono nella fase in cui, quando riportiamo i risultati che fa il machine learning, ovviamente li riportiamo ai nostri clienti e lui, il cliente, le valuta e le valuta con le sue metriche, con la sua intelligenza umana e quindi ci confrontiamo. E spesso siamo lì a dovere l'explainability, cioè di andare a spiegare. E ci dobbiamo arrampicare con le unghie sui vetri perché a volte l'intelligenza e il machine learning ha dato qualche risultato quando noi non abbiamo minimamente idea. Il problema è che nella valutazione delle persone a volte sembra lo faccio apposta, ma il machine learning in particolare in un cliente aveva preso di mira una persona e quindi lì si tende ad umanizzare il machine learning, cioè che questa persona gli risultasse antipatica e regolarmente non gli assegnava mai il premio perché non. Mentre invece a noi, con la nostra intelligenza umana, le nostre capacità valutative, sembrava assolutamente di meritarlo. E vi assicuro, non è semplice, perché il cliente tende ad umanizzare l'algoritmo, che ovviamente non è così, e però a volte ha un comportamento che sembra nei difetti squisitamente umano, ovvero avere dei pregiudizi su determinate persone o nel caso della fatturazione anche su si accaniva in particolar modo su determinati clienti. Ma sui clienti era una cosa più facilmente gestibile. Ripeto, sul comportamento della persona aveva individuato una persona e ripeto, si faceva veramente fatica anche perché era un collaboratore particolarmente noioso a cui il premio ci teneva tanto e quindi c'era da litigare. E sembra che lo facesse apposta l'algoritmo, cioè ogni volta e te devi andare a cercare di spiegare, ma non hai minimamente idea su del Ok, perché. allora abbiamo l'ultimo minuto. Mi piace moltissimo il tema culturale che viene fuori ed è uno dei motivi per cui immagino che iWeek, no, sia stato realizzato e stia anche avendo successo, anche perché questa è la quarta edizione. Abbiamo ancora 40 secondi da ora. Un motto da parte di tutti? Avete voglia di dire una frase di saluto a... Vai Maurizio, cosa lasceresti agli Ma io utenti? uso quello che ti avevo detto l'altra volta, business data driven, prospettiva di business, dati come, di qualità raffinati come benzina e model che è l'algoritmo o i sistemi di algoritmi. Edoardo? Sì, per continuare sull'inglese, io direi better data means better decision, quindi dati migliori significa decisioni migliori, quindi poter prendere de decisioni in maniera più corretta.
questo ok, Tommaso, a te la chiusura allora. E noi soltanto con una promessa che se andiamo ad automatizzare e a rendere smart i processi, sicuramente ci divertiamo. È una promessa e questi progetti sono veramente divertenti, anche per i Perfetto. clienti. Allora, io vi ringrazio, sono Domenico Mancini, General Manager Journals di Edra e noi come Edra saremo anche noi presenti il 21 di aprile attraverso, perché coordiniamo una tavola rotonda tutta dedicata al mondo life science, quindi intelligenza artificiale applicata al life science, sempre con il paziente al centro. Buonasera a tutti, grazie Maurizio Sanarico, grazie Edoardo Rispoli e Tommaso Pierozzi, grazie per aver allietato il pomeriggio e soprattutto aggiornato questa frase che ci sta continuando a seguire e ci seguirà per tanto tempo. Buonasera. Ciao, Ciao ragazzi. buonasera, buonasera a Buonasera. tutti.